Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacier Sphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando avanti dall'inizio alla fine del gioco in 4K, tutto su PC, siamo arrivati alla quasi fine del secondo atto, immagino. Nello scorso episodio abbiamo assistito all'omicidio di Otto, meglio, abbiamo saputo dell'omicidio di Otto e stiamo cercando di capire chi è l'assassino. Io sono convinto che nessuno degli incriminati sia l'assassino, così come nel caso del primo omicidio, però siamo portati qui a incriminare Gui, fratello Gui, quel monaco molto antipatico che, insomma, lecchino, che a quanto pare abbiamo scoperto anche rubava soldi dall'abbazia. Ora abbiamo Suor Amelie, che ci ha detto che lo ha sentito confessarsi da padre Thomas dicendo che stava rubando. Abbiamo scoperto dove nascondeva i soldi, ovvero nell'orto praticamente, all'interno dei barattoli delle erbe, lì nascondeva i soldi che rubava. E a quanto pare ora tocca trovare invece il libro. Tocca trovare il libro mastro dell'abbazia per riuscire a capire appunto quanto stava rubando, perché lì è segnato. Lì sono segnati i conti. Detto ciò, quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Tocca cercare questo libro mastro. Magari è in casa dell'abate. Vediamo un po'. Ora l'abbazia è praticamente sotto sequestro da parte dei cittadini, perché i cittadini pensano che sia stato l'abate ad uccidere il loro concittadino Otto. Allora, vediamo se è in cantina. O in cucina, e non penso sia in cantina, sinceramente, un libro. Quindi potremmo andare nel refettorio. Proviamo a vedere in cantina. Cerchiamo questo libro. Niente, il gatto ancora non si fa fare nulla. Questo gatto qui ha fatto una cosa strana, se vi ben ricordate, eh? Ha fatto una cosa molto strana. Proviamo a vedere nel refettorio. Di qua si esce, vero? Si va nel chiostro, sì. Vediamo se è qui da qualche parte il libro. Qui? No. Potremmo andare nel giardino grande. Qui si arriva nel chiostro. Potrebbe essere in chiesa, magari. Il libro mastro. Magari in sagrestia. No, dobbiamo andare nella chiesa. Per arrivare in chiesa mi sa che devo andare qui nel chiostro. Già che siamo nel chiostro, diamo un'occhiata anche al cortile lavatorium. Non penso ci sia nulla qui, ma tentiamo comunque. Infatti non c'è nulla. Chissà dove può aver nascosto questo libro. Se l'ha nascosto. Nel dormitorio? Magari sotto il letto? Vediamo se c'è magari un'interazione. No. A questo punto andiamo in chiesa. Qui possiamo parlare con Franz, con Carl, però possiamo anche andare in sagrestia. E infatti, vediamo se c'è qualcosa qui. Oh no, i contadini hanno saccheggiato tutto anche qui dentro. Oh no, il ciborio e il tabernacolo probabilmente appartengono all'abbazia dei secoli, chi se ne frega. Potrebbe essere più difficile di quanto pensassi. Certo che l'hanno fatto, la sacrestia non è altro che mucchi d'oro a forma di croce e candelabri. La sacrestia custodisce il calice, il ciborio e il tabernacolo che l'abbazia usa per la messa. È un sacrilegio. Facciamo questo. Dovremmo comunque guardarci intorno per vedere se è rimasto qualcosa. Infatti. Non vedo nulla, maestro. Oh, guardate, un diario. Potrebbe essere il libro mastro di Gui. Diamo un'occhiata. Non ci sto capendo nulla. È scritto in latino? Sì, è scritto in latino. Fammi dare un'occhiata a queste voci. Allora. Le entrate dell'abbazia? Per lo più donazioni da parte di pellegrini? Non è molto. Queste sono le spese dell'abbazia. Alcuni di questi numeri sono terribilmente alti. Ci sono altre annotazioni a qualche parte. Aspetta un momento. Penso di aver capito ora. Gui sta usando la doppia contabilità. Un tipo di contabilità difficile da capire. L'abbazia sta lottando per sbarcare il lunario, ma i conti sembrano impari. Un po', possiamo andare a cliccare qualcos'altro. Oh, questa pagina non fa parte del libro mastro. Infatti, è solo un foglio di pergamena con degli appunti. Ma perché era nascosto nel libro mastro in questo modo?
Devo tenerlo stretto per ogni evenienza. Qualcosa non va. Ok. Contabilità doppia. Torniamo in chiesa. E andiamo nel... No, pensavo fosse la torre questa. Torniamo in chiesa un secondo. Volevo andare nella torre, però a questo punto parliamo prima a Carl. Non ci dice niente, perfetto. Allora andiamo sulla torre. Vediamo se c'è qualcosa o qualcuno. Zero. Questa torre servirà pure a qualcosa a un certo punto, eh. Dai, per forza. Continuo a sperarci. Non la mettono a caso la torre. Qui si arriva nel chiostro. L'acquarium del monastero. Vediamo se qui c'è qualcosa. No, si arriva poi nel chiostro. Allora, noi abbiamo trovato quello che volevamo trovare. Possiamo riandare nella cripta e magari parlare con Padre Gui? Oh, attenzione qui. Nemmeno la cripta fu risparmiata dal saccheggio. Apri. Vai, andiamo in biblioteca. Salve, Edoc. C'è qualcuno? Sei tu, signore? Che viene a reclamare la mia anima? Sono Andreas, fratello Edoc. Oh, Andreas, caro ragazzo. Siete malato? Sto bene, la fuga alla biblioteca mi ha lasciato senza fiato. Respiro sibilante. Sento dolori, il cuore è pesante, ma passerà se Dio vorrà. Volevo chiedervi della presenza di cui avete parlato poco fa. Se questo non è un momento di parlare, non so quando lo sarà. Andreas, non ci pensare, non è il momento. Assicurati che i fratelli e le sorelle stiano bene. Farò il possibile. Bene, bene. Devo riposare. Resistete, fratello Edoc. Ok, però non posso parlare riguardo alla medicina, magari. Zero. Padre Gernò, Dio vi benedica, Andreas. È venuto alla luce qualcosa di nuovo nelle indagini sulla morte di Otto? Devo urgentemente parlare con voi di fratello Gui. Ora non è proprio il momento di discutere della vostra inimicizia, Andreas. So che tra voi non corre buon sangue, ma non è affatto opportuno. Gui sta sottraendo denaro all'abbazia. Potete ripetere? Devo aver sentito male. Suora Marie ha sentito Gui confessare il misfatto a padre Thomas? No. Fratello Gui ha un deposito di denaro nascosto nella farmacia delle sorelle? Sì. Che cosa? Perché mai avrebbe dovuto farlo? Forse l'ha fatto per nasconderli dai contadini dopo che hanno saccheggiato la sacrestia? Oppure l'ha rubato? Mi sembra una forzatura. La spiegazione più ovvia. E cioè che stesse nascondendo i nostri soldi dai contadini è anche la più sensata. Gui è sempre stato infelice qui. Avrebbe potuto pianificare di fuggire in Borgogna. La spiegazione più ovvia è che Gui è uno stronzo. È possibile che fosse in combutta con i contadini per rubare all'abbazia? Combutta con i contadini non credo. Facciamola prima. No, non voglio sentire più nulla su questa faccenda finché non avrete prove sostanziali dei presunti misfatti di Gui. C'è dell'altro? Suora Marie ha sentito Gui confessare il misfatto a padre Thomas. È assurdo. Sono io il confessore dei fratelli. Che bisogno avrebbe avuto di confessarsi a padre Thomas? Sapeva che padre Thomas sarebbe stato vincolato dal segreto della confessione. E perciò non avrebbe potuto riferirmi del presunto furto di Gui. Ridicolo. Che cos'è che avrebbe presumibilmente rubato? Soldi. E anche molti. Ho trovato qualcosa di strano nel libro mastro dell'abbazia che potrebbe corroborare la storia della sorella. Sto ancora cercando di decifrarlo. Dove avete trovato questo libro mastro? Forse siete voi il ladro. Forse questo è tutto uno stratagemma per coprire i vostri crimini contro Kersau. Avete sempre dimostrato un interesse insolito per questo luogo. Smettetela di parlarmi con quel tono arrogante, ma vi ascoltate? Non sono arrogante! La situazione finanziaria dell'abbazia non vi sembra sospettosamente grave? Chiudere lo scriptorium vi ha costretto a rinunciare a un po' di entrate, ma le vostre tasse stanno dissanguando i contadini. Dove volete arrivare, Mahler?
Nonostante tutte le difficoltà di Kersau, ora dovreste avere più soldi di prima nelle casse, non meno. Ha rubato in modo accorto, affinché voi non ve ne accorgeste. Chiedo scusa. Non mi raccapezzo affatto nel sistema contabile di Wii. È troppo complesso per me. Credete che Suor Amali abbia inteso correttamente ciò che ha detto Gui? Non potrebbe esserselo immaginato? Un'altra cosa, ha detto che Otto sapeva del furto compiuto da Gui. No! Non potete pensare davvero che abbia ucciso Otto. Non ci credo, non l'avrebbe mai fatto. Lo farebbe come? Non riesco a crederci. Fratello Gui non ne ha l'indole. È sprezzante a volte, ma fino a uccidere un uomo? Andreas, no. Non credo che questo tipo di violenza sia nella sua natura. Conosco il suo cuore. Siete sicuro? Non è possibile che abbiate commesso un errore? Ne sono assolutamente sicuro, padre. Quindi, no, questi tempi sono incredibilmente bui, Andreas. Anche con la luce del Signore a guidarci, non so come faremo ad andare avanti quando tutto questo sarà finito. Avete qualche prova che dimostri che Gui ha davvero derubato l'abbazia? Qualche indizio su dove siano finiti i soldi? C'era uno strano pezzo di pergamena nel libro mastro, ma null'altro. Non sono riuscito a trovare indizi su ciò che Gui potrebbe aver fatto con i fondi. A parte il denaro nella farmacia del convento, che però è solo una parte dei fondi mancanti. Molto bene. Non c'è molto che possa fare al riguardo ora, ma se dovessimo sopravvivere ai prossimi giorni. Le conseguenze per fratello Gui saranno gravissime. Grazie per avermi ascoltato. Qualunque cosa pensiate di me e delle mie intenzioni, io ho davvero a cuore, Kersau. Non siamo sempre stati in buoni rapporti, ma non ho mai dubitato del vostro amore per questo luogo. In questo almeno siamo allineati. Un'ultima cosa, ne avete parlato con lui? No, non ancora. Quindi non sa di essere stato scoperto. Molto bene. Andate con Dio, ora più che mai. Anche voi, padre Gernot. Ok. Possiamo salire? Sì. Salve Gui. Salve Florian. Prima parliamo con Florian. Andreas Mahler. Sono come sempre felice di vederti, ma hai corso un rischio a intrufolarti qui. Non riesci a tenerti fuori dal pericolo dei guai, vero? In effetti potrei avere un certo talento. Possa Dio vegliare su di te e garantirti un passaggio sicuro attraverso il male. Tuttavia, che devo chiedertelo, perché sei venuto in biblioteca? Indagare sull'omicidio di Otto mi ha portato qui. Ma non è l'abate, lo sappiamo tutti. Non lo penserai davvero? Sospetti di qualcun altro qui? Dopo che Ferenc. Un risultato per il quale non ti biasimo, Andreas, ma è di cattivo auspicio. Potrei avere un indizio su qualcuno qui, sì. Però potrebbe non legarsi all'omicidio. Questo mi preoccupa. Anche la parvenza di un collegamento potrebbe suscitare l'ira di chi è già furioso. I contadini sono al limite e noi siamo bloccati. Temete che vogliano davvero più violenza? È tutta apparenza, non oserebbero andare oltre. Temete che vogliano davvero più violenza? Potrebbero non essere soldati addestrati, ma non ci vuole molto acume militare per bruciare un edificio pieno di libri. Se dovessero ferire l'abate o danneggiare l'abbazia, gli eserciti del duca non saranno clementi. Credimi, uno scontro diretto con veri soldati finirà in un massacro. Avete detto molto sui contadini, ma che dire di voi e degli altri fratelli? Oh, sto bene, Andreas. Ho passato di peggio: la battaglia dei Cosmin, l'assedio del castello di Dornek. Morte e sofferenza. Ma forse ho detto troppo per una mente giovane. Ormai è passato molto tempo. Devo volgere la mia attenzione a chi è qui. Mi preoccupo per Volkbert e Rudeger. Sono persone gentili, non potrebbero sopportare tale terrore e violenza. Ma sono particolarmente preoccupato per Edok. Ho provato a parlargli, non aveva un bel aspetto. È vecchio e fragile, e la sua salute è peggiorata da quando siamo fuggiti qui. Lamento dolore al petto. Non ho i miei strumenti e comunque sia, non so cosa potrebbe aiutare contro la sua afflizione. Forse la salvia salvatrix o il papaver somniferum. Sono disposto a fare il possibile per aiutare, certo, Edok è un fratello. Hai buon cuore, Andreas. Chiedere a Suor Gertrude
potrebbe essere più prudente in questo caso. Conosce le piante meglio di chiunque altro. Stammi bene, Andreas. Anche voi, fratello Florian. Ok. Lucas non parla. Volkbert sì, però. No, 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 no. Volkbert, andrà tutto bene. Come fai a saperlo, Lucas? Confida nella provvidenza, fratello. Il Signore ci guiderà attraverso il Getsemani. Ci faranno del male. Non lo faranno. Guarda, Andreas è qui. Lui ci aiuterà. Lucas, Volkbert? Sì, aiuterò in ogni modo possibile. Sembra già migliorare, Volkbert. Dio ci ha mandato un mediatore. Non voglio morire. Non accadrà. Moriremo tutti. No, 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 per favore. Volkbert, pace e calma. Pensa ai regni celesti sopra di noi, dove gli angeli cantano lodi al nostro Signore ogni giorno. Mi unirò a loro se muoio. Ci uniremo tutti al coro un giorno. Ma non morirai qui, Volkbert. Ascolta Andreas, ci aiuterà. A proposito, qualcuno di voi ha visto fratello Gui fare qualcosa di strano intorno all'abbazia? Non che io ricordi, ma di solito sono impegnato in cucina. Molti fratelli da sfamare, dopo tutto. Oh, forse. L'ho visto andare al mattatoio l'altro giorno. Vicino ai Vespri. Aveva un libro con sé. Niente di strano nel vedere fratello Gui con un libro, ma non va al mattatoio. Non va nemmeno ai recinti degli animali. Questo è il lavoro mio e di fratello Wojislaw. Capisco, grazie fratello Volkbert. È di aiuto? Cosa implica questo per fratello Gui? Non c'è bisogno di preoccuparsi. Apprezzo l'aiuto. Dio ci aiuti. Perfetto, dobbiamo andare al mattatoio allora. T'hai visto? Altri indizi parlando con i frati. Andiamo qui sopra. E loro due stanno insieme, guarda i frati che sono insieme qui. Ok, sta dicendo roba in latino. Parecchio sconvolto Rudiger. Fratello Rudiger, è il Petruslied? Fratello, mi sentite? È una vecchia canzone di casa sua, Andreas. Penso che lo calmi. Non mi sembra molto calmo, sinceramente. Ora sì, forse. Mi piace. Una canzone pensata per i momenti di bisogno e credo che questo momento sia utile. Mi preoccupo per fratello Rudiger. Ha pregato profondamente da quando siamo fuggiti in biblioteca. Tutta questa violenza e questo conflitto non sono conformi alla sua anima gentile. Vi preoccupate davvero per lui, non è così? Quest'uomo così gentile e premuroso, chi non lo farebbe? Scoprirai che ha ucciso Otto, vero? Lo spero. Contiamo su di te. Ed ecco che riparte. Fratello Rudiger, perché non cantate in modo che vi sentano anche gli altri? Gli altri? Sì, tutti i vostri fratelli. Siete il cantore, è la vostra voce a guidarli. Non lo so. Potete farcela, io credo in voi, e lo stesso vale per Matteo. Crediamo tutti in te. Va bene, suppongo di poter provare. Ora inizierà a cantare e si sentirà l'audio, immagino. Esatto. Christe leson.
Molto bello. Salve, Voislav. Avete un momento? Certo, Andreas. Di cosa hai bisogno? Speravo di potervi chiedere di fratello Gui. A che proposito? Ultimamente ha fatto qualcosa di strano? Mi dispiace, Andreas. Non capisco cosa intendi. Penso che possa aver avuto un motivo per uccidere Otto. Andreas, questa è un'accusa grave. Hai qualche prova a sostegno di questa affermazione? Ne ho più di prove, in realtà. Suora Marie ha detto qualcosa di strano quando mi confessavo l'altro giorno. Confessò di aver rubato denaro dall'abbazia e che Otto ne era a conoscenza. Andreas, Suora Marie è una mistica, una donna turbata. Ebbene, anche Suor Magdalene lo ha sentito nella capanna delle erbe delle suore e abbiamo trovato un sacco pieno di monete. Suor Magdalena è cieca, Andreas. Probabilmente si è imbattuta in una delle suore. Che cosa ci faceva poi fratello Gui nel giardino delle suore? Questo è quello che sto cercando di capire. Suor Magdalena sapeva che era lui, però. Ha riconosciuto la voce. Nasconde i soldi nella capanna delle erbe delle suore, ma non so il perché. Molti dei fratelli si offesero quando chiese a padre Gernot di rivelare i documenti finanziari dell'abbazia. Ma per cui nascondere i soldi? Ah, non l'abbiamo convinto. Ditemi così. Ho qualcosa da dire a Peter. Non l'abbiamo convinto. Così puoi coinvolgere uno dei fratelli nella morte di Otto? No, Andreas. Non per tua comodità. Basta così. Dio ti benedica, Andreas. Non siamo riusciti a convincere Voislav. Abbiamo pochissima presa su di lui. Forse praticamente niente. Ora che però sappiamo della medicina di fratello Edoc, vediamo se possiamo parlare di nuovo. No. A questo punto andiamocene. Andiamo prima di tutto a prendere la medicina. Tanto è proprio qui fuori. Così almeno questa sorta di missione secondaria la facciamo. Nel santuario non ci siamo ancora stati però. Vediamo se c'è qualcuno. Non sembra esserci nessuno, quindi usciamo. Andiamo alla sua Gertrude. È sveglia di notte. Accarezza Mossfanger, beh, accarezziamo ancora il gatto. Che sti gatti qua non me la raccontano giusto. C'è Suor Gertrude qui? No, c'è Zdena. Magari sono qui dentro tutte, nella casa della priora. Solamente suora illuminata. Ah, peccato, mi serviva Gertrude. Però non l'abbiamo trovata. A questo punto andiamo al mattatoio. Bisogna andare attraverso il cimitero, da quello che ricordo. Giardino grande. Da qui nel cimitero. Anzi, no, recinto degli animali, perfetto. Qui dovremmo trovare qualcosa di utile in teoria. Qui dentro niente. E nel macello? Ora è aperto, ottimo. Prima volta che possiamo entrare nel macello. Qui abbiamo fatto, troviamo il libro e basta, prendiamolo. Un libro? Perché un libro dovrebbe essere stato lasciato qui? È stato lasciato aperto? Mi chiedo chi lo stesse leggendo. Mi chiedo di quale opera si tratti. Oh signore, sembra un libro di esorcismo e occultismo. Questa scritta sul lato appartiene a una mano diversa. La scrittura è in francese. Legno della sua porta. Lino e cera per le candele. Sembrano ingredienti. L'unica persona che conosco che parla francese borgognone nell'abbazia è fratello Gui. Gui stava cercando di maledire Otto? A qualunque cosa servisse questo testo, di certo non può appartenere all'abbazia. Possiamo cliccare su qualcosa? Vediamo un po'. Ah, foglio. C'è una pagina staccata qui. Mirael Otto. Il nome di Otto al centro di un cerchio di evocazione. Ma perché? Oriot, Pinen, Ocel, Triboy, Noriot, Belferit, Camoi,
Astaroth, Sobronoi, Sismael. Perdonatemi se non li ho letti bene. Questi sono nomi di demoni, è un rituale potente. Questi sembrano quasi nomi di angeli, ma non ne riconosco alcuno. No, nomi di demoni, sapevo che l'occultismo ci sarebbe tornato utile. E niente? Ah, qui, attenzione, altra scritta. Le bois de sa porte, vincire pour bougie. Perdonatemi, non conosco il francese. Ma lui non lo conosce, scusami. Cioè, mica è stato in Francia. Magari non è francese questo. Ok, penso di dover uscire ora. Manuale di negromanzia. Ok. Abbiamo trovato un'altra prova molto interessante. E tocca andare a parlare a Gui ora. Il Nesso Borgognone. Ora, raga, Gui. Assolutamente Gui. Torniamo in chiesa. Andiamo in biblioteca. Tramite la cripta. Sì, quello lì passa avanti in continuazione a Karn. Non si rende conto che stiamo in realtà andando in biblioteca. E andiamo da Gui. Salve Gui. È giunto il momento. Razza di stronzo. L'avete detto che no. Mi dispiace, dovevo essere informato. Siete un bastardo della peggior specie, Andreas Mahler, e meritate il peggio di ciò che vi accadrà. Non rivolgetemi mai più la parola. Ah. Vabbè, noi ti accusiamo, infame. Così impari. A questo punto direi che possiamo andare alla foresta. Se possiamo, bisogna sfruttare al massimo il tempo che abbiamo, eh. Andiamo alla foresta e vediamo cosa possiamo scoprire lì. Oppure da Martin. Vediamo, eh. Qui non c'è nulla, la foresteria è sempre chiusa. Sì. Ok. Andiamo alla foresta, sono curioso della foresta. Sei pronto a vedere dove porta, maestro? Sì. Torneremo quando avremo più tempo. Ah, non possiamo andarci. Ok. Allora andiamo a casa di Martin. Vediamo se possiamo farlo. Allora. Martin Bauer, di qua. Adesso possiamo entrare? No, chiuso. Niente, allora ragazzi andiamo a dormire. Non c'è molto che si possa fare qui di notte. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, mi sa. Ora tocca andare a dormire e far passare la giornata. Far passare la notte, più che altro. E nel giorno successivo ricordiamoci di andare a prendere la medicina. Per Edoc. Tanto penso bisogna solo parlare a Gertrude. Vai, dormiamo. Si sta facendo tardi. Sarà meglio riposare un po'. Vai a dormire. Sì, questo è un gioco che sicuramente beneficia di più partite. Cioè, per esempio, in questa partita qui noi abbiamo accusato Ferenc e lui è morto in questo momento. Magari se non l'avessimo accusato e avessimo accusato, che ne so, Martin, la storia sarebbe cambiata totalmente. Andreas, alzati. Oddio. Sveglia anche il tuo ragazzo. Peter, che cosa ci fate qui? Siamo venuti a prenderti. La tua presenza è richiesta nelle comuni. Andiamo. Le domande le facciamo noi, Mahler. Va bene, dateci il tempo di vestirci. Attenzione. Caspar, svegliati. Maestro Andreas, cosa c'è? Siamo nel cuore della notte. Sta succedendo qualcosa nelle comuni. Peter e gli altri vogliono che li raggiungiamo lì. Andrà tutto bene, maestro Mahler? Non temere, ti proteggerò io. Andrà tutto bene. Bene, ora che siamo tutti qui, possiamo cominciare. Cominciare? Cominciare cosa? Terremo un processo per l'assassinio di Otto.
Tu sei quello che ha le prove. Siete forse impazzito? E la legge? Dobbiamo fidarci a un giudice e non farlo da soli. Peter, il duca stroncherà sul nascere il minimo barlume di ribellione. Andiamoci piano. Questa non è una ribellione, Malar. Questa è giustizia. Beh, che cosa hai trovato? Non tenerci sulle spine. Un momento, ho avuto solamente un giorno per indagare. È troppo presto per trarre le conclusioni. Rispondili, per favore, Andreas. Consegnaci l'assassino. Datevi tutti una calmata. Beh, ti conviene prendere una cazzo di decisione, Mahler, se non vuoi vedere bruciare quella maledetta abbazia. Abbassate la voce. Dietro quella porta c'è una donna in travaglio. La vostra condotta è vergognosa. Se perderà il suo bambino a causa dei vostri litigi, la colpa graverà sulle vostre anime. Agnes ha ragione. So che volete che sia fatta giustizia per mio marito, per il vostro amico, ma non voglio che la situazione si complichi ulteriormente. Ti prego, papà, concedi ad Andreas un po' più di tempo. E va bene. Andreas, hai tempo fino alla nascita di quel bambino. Dopodiché, esigeremo giustizia. Datti da fare, Mahler. È giunta la decisione, Mahler. Buonasera. È consuetudine a Tassing che la gente si riunisca nelle comuni nel cuore della notte? Facciamo ciò che va fatto, quando va fatto. Chi vuole saperlo? Mi chiamo Tristan von Fraunberg. Sono qui per conto del Duca di Baviera. Il Duca sa che avete distribuito e discusso i 12 articoli? Sa anche che avete contestato le condizioni di tassazione e di utilizzo del suolo con l'abate di Kersau. Il duca è misericordioso. Non ha intenzione di punire Tassing per queste controversie. Ma la sua misericordia ha un limite. Il duca è venuto a sapere che avete imprigionato l'abate e i monaci di Kersau all'interno dell'abbazia. Questo è un insulto, una ribellione. Per un affronto simile non possono esserci né tolleranza né pietà. Avete tempo fino a domani al tramonto per andarvene dall'abbazia di Kersau e liberare l'abate e i monaci. Se non obbedirete, i soldati del duca irromperanno in città e nell'abbazia. E quant'è vero che la notte segue sempre il giorno, uccideranno ogni uomo o ragazzo che oserà intralciare il loro cammino. Che cosa? Non volevamo minacciare l'abate, signore, ma lui non aveva intenzione di ascoltare le nostre richieste. Stiamo morendo di fame. Tali sforzi erano necessari poiché anche gli abitanti della città stanno soffrendo a causa dell'aumento delle tasse dell'abate. Il duca è a conoscenza delle lamentele dei cittadini e ritiene che siano in parte fondate. Crede che si possano fare alcune concessioni per quanto riguarda la tassa sulla morte e l'utilizzo della foresta per ricavarne il legname. Naturalmente, soltanto a patto che l'abate venga liberato senza che gli sia stato torto un capello. E i contadini? E le nostre tasse? E il diritto di utilizzare i boschi per il pascolo e per la pesca? Il duca non è disposto a fare ulteriori concessioni. Potete liberare l'abate e accettare ciò che vi viene offerto, oppure indugiare nella vostra insolenza e subirne le conseguenze. Ma così facendo non otterrete altro che ferro e fuoco. Domani, al tramonto. Ok. Abbiamo ancora 12 ore. Un altro omicidio, risveglio brusco. Ah, la faccia del brusco. Salve Anna. Salve maestro Mahler. Posso fare qualcosa per te? No, niente. Ok, ma allora non fatemi parlare se non posso dire nulla. Sono una perdita di tempo. Ilian, Nico? Nico, avete sentito qualcuno qui dentro parlare dell'omicidio di Otto? Ah, è vero, qua volendo possiamo fare. No, no, no. Stiamo rifacendo un dialogo che abbiamo già letto, per quello non lo sto leggendo, eh. Però io non vorrei in realtà fare questa cosa. Forse più tardi. A presto.
Non credo che ci porti troppa informazione. Voglio andare nella foresta. E prima però andiamo a prendere la medicina. La medicina per fratello Edoc. Così facciamo anche questa cosa secondaria. Dobbiamo andare da Suor Gertrude, che penso sia facilmente trovabile qui. Dovrebbe essere qui nell'orto, no? Solitamente. Non c'è? Strano. Dov'è? Margarete, non possiamo dire nulla. Casa della priora, magari, qui dentro? Neanche. Non c'è? Magari sta qui? Neanche. Qui c'è Sword Zedena. Nella proprio rinchiusa lei. Forse nel santuario? Oh, qui. Bene, è qui, è qui, qui. È lei. Gertrude. Dio ti benedica, Andreas. Suor Gertrude, ho bisogno del vostro aiuto. Fratello Edoc sta poco bene. È molto debole, ha difficoltà a respirare, parla di dolore al petto e al cuore. Oh cielo, Maestro Maer, questo è davvero molto preoccupante. Fammi pensare. Santa Hildegarda raccomanda la genziana gialla, ma al momento non abbiamo nel capanno delle erbe. Cresce per lo più in alta montagna, ma potrebbe essercene anche nella foresta. Se me ne porterai un po', potrei preparare un brodo curativo. Grazie, Suor Gertrude, partirò subito. Posso Dio aver misericordia di fratello Edoc? A presto, Andreas. Ok, abbiamo scoperto cosa dobbiamo fare. Parliamo anche a queste tre suore. Come vanno le cose? Madre Illuminata è addolorata per la morte di Otto, come lo sono io. Il Signore mi ha concesso il dono della conoscenza del dolore, così aiuterò le sorelle come posso. Sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Infatti, Maestro Mahler, prego che il vostro consiglio lenisca i loro animi. Lo farò lo stesso, io farò lo stesso, Maestro Mahler. Lavorare per Madre Illuminata è molto diverso che lavorare per Madre Cecilia? I miei doveri rimangono gli stessi, indipendentemente da chi sia la priora. Siete molto devota alla priora, sorella. Sicuramente avete notato dei cambiamenti. Non ditemi che non avete notato alcuna differenza, sorella. Madre Illuminata preferisce una stanza più calda, per questo mantengo il focolare acceso per tutta la notte. È incredibilmente premuroso, sorella. Possa portare gloria a Dio. Devo tornare ai miei doveri. Dio ti benedica, Maestro Mahler. Ok, e benedica voi, sorella. Ah, posso parlare con tutte e tre, una alla volta? Ok. Vediamo Matilda cosa ha da dire. Volevo ringraziarti, Maestro Mahler. Per quale motivo? Mi hai capita. Nonostante ciò che ho subito per mano del barone, non mi hai condannata. Infatti, avremmo potuto condannare lei. Lo apprezzo. Le prove portavano a Ferenc, non a voi. Sì, beh, l'evento è stato pur sempre una tragedia. E la morte di Otto lo è ancora di più ora. Avevo sempre avuto una grande opinione del priore Ferenc, ma... Perdonami, Maestro Mahler, non è il mio posto. Devo tornare al lavoro. Dio ti benedica. E benedica voi, sorella. E parliamo con Sophie. È bello rivedervi. Anche per me, Maestro Mahler. Il giardino è spettacolare, ve ne siete presa buona cura. So che è passato un po' di tempo, Maestro Mahler, ma devo ricordarti i miei voti. Non posso parlare con gli uomini. Ah, è vero, perdonatemi, sorella. Ok, abbiamo parlato anche alle sorelle qui dentro, ora andiamo nella foresta a prendere quel dannato fiorellino. Eccoci qui. Vediamo se lo troviamo, eh. Andiamo prima al santuario. No, qui non c'è nulla. Cascata. Potrebbe essere questo? Che dite di questi, Maestro Andreas? No, ok. Hanno lo stesso dialogo. Questo? Ecco qua. Pianta gialla con foglie ellittiche. Potrebbe essere questa. Ok, portiamo l'agenziana Gertrude. Queste missioni secondarie non fanno avanzare il tempo, quindi conviene farle tutte appena avete l'opportunità di farle, perché da quello che ho visto non fanno avanzare il tempo.
Sono le cose principali che lo fanno avanzare. Ok, portiamo la Gertrude. Hai trovato l'agenziana gialla? Sì, ce l'ho. Grazie. Addio. Fortunatamente sono già un po' asciutte. Sì, meglio macinare e mescolare l'agenziana in un brodo con delle altre erbe per calmare il corpo. Ci vorrà un po' di tempo. Torno più tardi, Andreas. A presto. Ok, vediamo se possiamo. No, non possiamo già parlare di nuovo. A questo punto andiamo nella foresta. Fratello Gwyn non ci aiuterà a tradurre il foglio che abbiamo trovato nel libro. Probabilmente in un secondo playthrough potremmo avere il suo aiuto, non accusandolo, ma andando magari in un'altra pista. O semplicemente, sì, scoprendo tutte queste cose, ma non dicendole a Gertner. Siete pronto a dove porta maestro? Muoviamoci. Sono sempre curioso di vedere una nuova area. Wow! Bello questo posto. Cosa sono queste costruzioni? Cos'è questo posto? È una specie di rovina romana, come l'acquedotto nel campo. Guardate, maestro Andreas, i fiori. Ah, finalmente. Forse troveremo qualcosa di utile dopo tutto. Guardiamoci intorno. Vai, investighiamo. Una rappresentazione romana di una ninfa. C'è un'incisione sotto, probabilmente una dedica. I romani credevano che mantenere felice la ninfa della sorgente assicurasse la freschezza della loro acqua. Questa cisterna doveva essere il doppio, come il suo tempio. Non mi aspettavo di vedere il Delatino all'interno di un acquedotto. Ma come no? Allora, qui abbiamo l'altro fiore. Molti di questi fiori crescono qui. Ok. Questo latino è scolpito in modo maldestro nella pietra. È strano. Un'altra incisione. È ancora in buone condizioni. È questo il suo aspetto, maestro Mahler? Maestro Andreas? Sì, il costume che indossava l'assassino quando ci è passato accanto. Alla faccia di trovarlo nella casa dell'assassino. Beh, forse c'è un indizio all'interno. Trova un bigliettino, magari. No, trova un fiore. Oddio. Quando Florian esaminò il cappotto del barone Rottvogel, trovammo. Li ho preso, maestro Andreas. Caspar, vai a cercare aiuto. Non vi lascerò cadere. Non è una caduta profonda. Basta trovare qualcuno con una corda. Non posso abbandonarvi, maestro. Caspar, cerca aiuto. Portarmi la corda non è abbandonarmi. Suppongo sia co. Ecco, bene così, bravo. Stupido Caspar. Beh, siamo tutti bagnati, ma non credo di essermi fatto nulla. Immagino che non sia stata una caduta così lunga. L'importante è che tu non si sia ferito. Cerchiamo di trovare un modo per uscire da qui. Certo, maestro. Vorrei che avessi un po' più di luce qua giù. Non riesco a vedere nulla. Tu vedi qualcosa? Do un'occhiata in giro per trovare una via d'uscita. Ok, noi possiamo muoverci. L'acqua è torbida. Non riesco a vedere il fondale. Non riesco a vedere nulla qui dietro. Devo aspettare che lui faccia luce, vero? Sì, bravo. Funziona? Devo ammetterlo, sono colpito. Mi sono solo ricordato di quanto siano infiammabili. Perché ti portavi dietro la selce e l'acciarino? Beh, non si sa mai quando c'è bisogno di fuoco. Certo. Cos'è questo posto? Una cisterna. Raccoglie l'acqua della sorgente per immetterla nell'acquedotto.
L'acquedotto nel campo? Suppongo di sì. Quindi dobbiamo semplicemente risalire? Forse. Ok. Qui non c'è nulla. Lo sapevo, questa parte della foresta sarebbe stata interessante. Ottimo. Acquedotto inferiore. Qui dietro. Guardiamo bene. Sembra che qui il tunnel sia crollato, maestro. Deve condurre alla città. Sarà la parte che noi vediamo dall'esterno, magari, nell'acquedotto. Sembra che ci sia un'apertura. Volete che provi a passare? Non lo so, sembra rischioso. Posso farcela, maestro Mahler? Va bene, ma stai attento. Certo, maestro, torno subito. Adesso crepa malissimo. Sei stato via più a lungo di quanto mi aspettassi. Stai bene, Caspar? Penso di sì. Cos'hai trovato? Non lo so, era molto buio, mi sentivo strano. Non è una via d'uscita. Va bene, dovremmo solo continuare a cercare. Cosa vuol dire che ti sei sentito strano? Come se non dovessi stare lì. E puzzava di strano, come qualcosa di vecchio. È un bene che tu ne sia uscito allora, Caspar. Ora continuiamo a cercare un modo per uscire. Certo, maestro Andreas. Ok, abbiamo fatto qui anche questo piccolo evento. Andiamo da questa parte. Qui si può salire volendo, ma continuiamo, vediamo cosa c'è. Quanto è lungo? Ah, di qua si esce, salta dall'altra parte. No, allora prima facciamo l'altra cosa. A parte che forse non si va nemmeno da nessuna parte perché non c'era scritto dove portava quella cosa. Finora c'è sempre stato scritto dove portano i vari passaggi. Quindi magari li interagiamo, ma ci dicono che appunto non si va da nessuna parte. Ah, invece no, si può passare. Dove pensate che porti? Beh, sale, quindi probabilmente porta fuori. Non credo di poter passare in quell'apertura. Dobbiamo trovare qualcosa per spostare le rocce, qualcosa che faccia leva. Aspetta. Non importa, troviamo un modo per andarcene. Ok, strano. Continuiamo ad andare su. Vai, saltiamo dall'altra parte. Ah, possiamo anche tornare indietro, perfetto. E qui? Convento dell'acquedotto superiore. E c'è proprio un'intera zona. Non è solo una stanza. Qui si può salire. Saliamo di nuovo. Vediamo cosa c'è. C'è una grande grata. Forse possiamo uscire da quella parte. È troppo in alto, nessuno dei due ci arriva. Sali sulle mie spalle e vedi se riesci a spingerla via. Siamo nella casa di qualcuno qui? Eh sì, sembra una cucina. La cucina dell'abbazia. Cos'altro c'è qua su? È la cucina dell'abbazia questa. Non credo. È grande però. Ma certo, dovremmo essere sotto il convento. Vedi qualcuna delle suore? No. C'è nessuno? Niente. Dove potrebbero essere? Dubito che le suore gironzolino in cucina durante il giorno. Riesci a sollevare la grata? C'è qualcosa di pesante sopra. Posso solo sollevarla un po', ma non penso di poterci passare. Forse potrei raggiungere. Sì, prendi qualcosa che ci serve per fare leva sulle rocce, poi magari. Prendilo, prendilo.
Ho trovato un attizzatoio. Fantastico, possiamo usarlo per spostare le rocce e uscire da qui, infatti. Oh certo, maestro. Però sono curioso di sapere anche cosa c'è dall'altra parte. Di qua, andando avanti. Vediamo cosa c'è, magari è un vicolo cieco. Cripta dell'acquedotto superiore. Andiamo a vedere immediatamente la cripta. Vediamo qui sopra. Si sale ancora. Questa è una porta. Sembra di sì, una strana porta. Dove porta? Cercherò di spingerla. Non lo so di preciso, ma deve essere stata costruita molto più di recente rispetto all'acquedotto. Possiamo uscire da questa parte? Cos'è questo rumore, maestro? Qualcuno che russa? Qualcuno sta dormendo dall'altra parte della porta? Se i miei spintoni non stanno svegliando chi è dall'altra parte, vuol dire che è ubriaco, fradicio o stordito. Cosa dovremmo fare, maestro? Beh, abbiamo l'attrezzatoio della cucina del convento. Possiamo provarlo sulle pietre e cercare di uscire? Certo. Ok, meglio non svegliare quel tipo. E continuare. Ok, di qua non si può uscire. Perfetto. Quindi mi sa che c'è l'unico modo per uscire è proprio quella delle pietre. Non è una cosa secondaria. A meno che lì magari possiamo urlare sveglia, ma non si sveglia in ogni caso. Perché appunto è ubriaco, sta dormendo, non si sveglia anche urlando. Andiamo quindi alle rocce. Dovrebbero essere qui, giusto? No, qui c'è la grata. Ancora più sotto. Saltiamo. Ah, vi ricordate il fantasma che abbiamo visto in uno dei primi episodi? L'avevo visto saltare su queste. Su queste cose qui. L'avevamo visto fare questo salto qui. Ne sono sicuro. Quindi non era un fantasma, per me era una persona vestita di bianco che stava comunque facendo robe segrete. Ok? E stava appunto percorrendo questo passaggio segreto. Quindi penso che abbiamo già spiegato anche il fantasma che abbiamo visto quella notte. Vai. Provo a usare l'attrezzatoio della cucina per farti largo tra le rocce. Ma lo fai fare al. Ah, ok, non lo fa lui. Aspetta, sento ancora qualcosa. Non dovresti venire qui durante il giorno. Dovevo. I contadini sono in cerca di sangue. E? Non hai notato i soldati che si radunavano intorno alla città? Quando inizierà lo scontro, dobbiamo essere al chiuso. Sai che non è per questo che sono qui. Allora non farmi perdere tempo e arriva al punto. Non fare lo stupido. Entrambi volevamo Otto fuori dai piedi. Ora non c'è più. Io non l'ho ucciso. Sei stata tu? Perché mai dovresti chiedermi una cosa del genere? Per il biglietto, stupida vacca. Per il biglietto che ti ha fatto diventare isterica. Perché ti stai comportando come una donna che ha commesso un omicidio e ha paura di essere scoperta? Come puoi? Basta. Non mi importa. Non mi interessa se sei stata tu oppure no. È morto. Quegli sciocchi contadini possono battere il terreno con i loro forconi e non ne verrà fuori nulla. E quell'artista, Andreas, potrebbe essere un problema. Hai fatto qualcosa per destare i sospetti? Non penso. Bene, quindi aspetta. Il tempo scadrà per Peter e il resto della sua specie senza valore. Entro sera, gli uomini del duca invaderanno la città. I contadini non hanno alcuna possibilità. L'abate rimarrà al potere, i pellegrini continueranno a venire al santuario e a soggiornare nella tua locanda. Sì, vero. Grazie per avermi accalmato. Stai zitta la casa, non venire più qui a meno che non sia per una su
per una sveltina. Attenzione! Se vuoi conforto, vai da quel grassone di tuo marito. Non disturbarmi con la tua isteria. Io, sì, certo. Mi dispiace. Attenzione, Leonard, si rivela molto più cattivo di quello che pensavo. Pensavo fosse solamente un po' snob, invece è proprio cattivo. Sono contento che siamo finalmente usciti da lì, maestro. Che strana avventura. Pensate che la signora Hanna possa aver ucciso Otto? Sta solo facendo finta di preoccuparsi della sicurezza della città. Le interessa solo che il santuario rimanga aperto. Perché questo l'avrebbe portata a voler uccidere Otto? Se i contadini deponessero l'abate, potrebbero saccheggiare o distruggere il santuario. Senza la mano di San Maurizio non c'è motivo per i pellegrini di recarsi a Kersau. Non ci sarebbero quasi più visitatori alla mano d'oro. Esattamente. Ora sappiamo che Anna ha un movente. È possibile che l'abbia ucciso per proteggere la locanda della sua famiglia. Dobbiamo parlare con Nico e Killian per vedere quanto fosse devota. Ma prima di tutto, torniamo alla mano d'oro, a dare una sistemata. La gente si insospettirà se camminiamo per la città in questo modo. Buona idea, maestro. Ok, quindi abbiamo passato appunto l'ora. Ora dovremmo andare a mangiare. Anna e Leonard. Salve Anna. Sono contenta di averti trovato. Tu e Caspar volete unirvi a noi per cena? Saremmo lieti di unirci a voi, Anna. Grazie. Andreas, benvenuto, vieni. È sempre un piacere avere alla nostra tavola un'opinione diversa su ciò che sta accadendo in città. Sì, un nuovo punto di vista è sempre benvenuto alla locanda. Sono sempre felice di condividere il mio parere. Grazie per averci ospitato. Bene, bene, mangiamo. Benedici noi, o Signore, e questi tuoi doni, che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, maestro Mahler, ho sentito dire che eri già stato a Tassing. La città è cambiata molto dall'ultima volta? La città sembra più piccola di prima, probabilmente perché da allora ho avuto la fortuna di vivere in città più grandi. Beh, la mano d'oro è una novità. Avere una locanda è un grande cambiamento in una città come Tassing. Sì, spostiamo subito il discorso sulla locanda. Sì, per i contadini non è stato facile accettarci. I monaci dell'abbazia sono sempre stati gentili, però. È vero, ma l'abate è un uomo determinato. Sembra un tipo permaloso. Ma sapeste quanto? Caspar, non parlare così di padre Gernot. L'abate è sempre stato rigoroso, ma ora sembra molto più severo. Capisco la necessità di far rispettare le regole, ma essere inutilmente severi non serve. Ma iniziamo con la zuppa di maiale con pane. Otto non riusciva più a tacere. Sicuramente hai sentito il suo discorso più recente, Andreas. Vorrei aiutare i contadini in difficoltà, ma temo che la morte di Otto susciterà problemi. Sarebbe meglio restarne fuori. I contadini non ci infastidiscono, Nico. Devono poter esprimere le loro opinioni. Inoltre, le loro monete compensano le entrate perse dall'abbazia e dai suoi ospiti. Penso che Otto avesse ragione. Queste restrizioni stanno andando avanti da troppo tempo. I discorsi di Otto hanno messo in pericolo la città. Stava già attirando attenzione. La sua morte causerà ancora più guai. Non ci avevo pensato, Andreas. Forse sarebbe meglio per la città se i contadini ci mettessero un punto. Comunque non spetta a noi decidere. Vai, mangiamo pasticcio di maiale. Ehi, ho sentito Ulrich che diceva di aver visto altri soldati del duca vicino alla città oggi. Sono soltanto voci, Killian. Questo potrebbe causare problemi a Tassing, specialmente se l'abate venisse coinvolto. Oh, non credo che l'abate chiamerebbe i soldati in città a provocare guai. Hai visto i soldati di recente, Andreas? Cosa ne pensi? I tempi stanno cambiando, i contadini lo sanno. L'abate farebbe meglio tenere il passo se vuole mantenere la pace. Hai ragione. Se l'abate accogliesse le richieste dei contadini, tutto si risolverebbe rapidamente. Peter non avrebbe mai accettato un rifiuto. L'abate e Peter sono due uomini testardi. Speriamo che, per grazia di Dio, le cose si risolvono pacificamente. Bah, ne dubito.
Mangiamo il salmone. Anna, l'altro giorno hai fatto sentire la tua voce dopo il discorso di Otto. Davvero? Hai parlato, mamma? Non avevi detto che non ti saresti fatta coinvolgere, Anna? Oh, volevo solo difendere i contadini. Non pensavo che le mie poche parole avrebbero fatto danni. Una singola parola può avere un grande impatto, come le increspature in uno stagno. Parole sagge, maestro Male. Qualunque cosa accada, facciamo parte della comunità. Essere coinvolti in ciò che accade è importante. A proposito di comunità, dovrei tornare al lavoro? Sì, c'è sempre molto da fare. Grazie per aver condiviso il tuo punto di vista, Andreas. Grazie per il pasto, Anna. Era eccellente. Torna quando vuoi, soprattutto perché Killian possa imparare di più da Caspar. Il tuo ragazzo è un modello di buona educazione. Mamma. Va bene. Perfetto. Ora, però, il video finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.